come stai? Molto bene, grazie. Suoni la chitarra? Sì. Quando hai incominciato a strimpellare le prime note? Ho incominciato a 15 anni. E poi come ti è venuto anche tutto il resto? Il progetto che porto avanti è un progetto estremamente personale, ricco di contenuti personali, che racconta esattamente la mia persona. Giusto? Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Ah, ti direi quasi che non ne ho, perché ho sempre ascoltato tante cose, ma sparse nel crescendo, sempre cambiato artisti e generi, quindi effettivamente non ho dei pilastri che mi portano avanti. Cosa ti spinge a far musica? L'emozione che mi dà fare quello che faccio. Tu mi hai scelto quel giorno, mi guardavi dal basso, senza mettere un verso. Tu che non hai via di mezzo, o corri o stai fermo, o corri o stai fermo. Il mio orologio e mi svegli al mattino e mi lavi anche il viso. Tu che sei la mia sentinella e mi svegli di notte senza motivo apparente, insegnami dai com'è possibile comunicare senza parlare, senza parole. Insegnami dai com'è possibile farsi capire solo dagli occhi senza spiegare. Insegnami dai com'è possibile essere felici e dare l'affetto ed essere amici. Insegnami dai com'è possibile dare l'amore senza domande, senza troppe domande. È importante per te il testo delle canzoni? È molto importante, è una simbiosi equilibrata con la musica, è tutto. Infatti nei testi miei la parola è importante e cerco anche con la musica di creare dei contesti sonori giusti, che non eccedano, che non siano poco. E di cosa trattano le tue canzoni? Ma adesso in quest'album che farò uscire il 22 maggio sono esplicite dichiarazioni emotive nei confronti di tante parti della mia vita, quali per esempio Balto o alcuni miei modi di pensare molto radicati in me, e affetti, parenti, insomma situazioni che mi hanno comunque generato delle emozioni, ho deciso di trasportarle in musica aprendo. Come avviene il processo creativo per creare le canzoni? Allora, di solito cerco di entrare in uno stato di coscienza alterato e poi, in seguito a una frase, un pensiero, un concetto, lascio che fluisca da dentro, appoggiandomi sulle note della chitarra. Ti fai dare una mano anche da qualcuno per creare le canzoni, arrangiatori, altri musicisti? Ma per adesso no, per adesso muovo da solo e chiaramente con chi diciamo lavora con me a questo progetto, cioè c'è uno scambio di opinioni, di idee che poi diventano anche idee di altri, poi diventano parte del progetto con assoluta naturalezza. Concerto, live, ti piace il palco o ti terrorizza? Per il momento mi genera sempre un po' di ansia salire sul palco, non so se per una questione di insicurezza piuttosto che di insicurezza personale, piuttosto che pensare di essere davanti a delle altre persone, ma ci sto lavorando. Ti piace più il momento delle prove a casa oppure il momento sul palco?
per adesso la mia esperienza è veramente poca e ti dico che le prove a casa mi mettono abbastanza a mio agio. Qual è il posto più bello in cui hai suonato? Allora, il posto più bello in cui ho suonato è il Cinema Vecchio. Per una serie, insomma, di motivi legati anche al tempo che ho passato qua. E devo dire anche che tramite il Cinema Vecchio ho avuto modo di salire su un palco di Barolo e non nego che è stata un'opportunità importante. Quello è stato troppo, anche troppo per me, però sfarzoso, non è stato un... era un palco serio e posso dire che non è stato bello suonarci. Hai appena nominato il Cinema Vecchio, perché sei legato al Cinema Vecchio? Ma sono legato al Cinema Vecchio per un'esperienza, principalmente per un'esperienza interna che ho fatto come volontario. E da lì però poi è nato un affetto molto molto intenso per le persone che lo vivono, che lo portano avanti e anche per il posto stesso, per la storia che si porta dietro. Se dovessi raccontare cos'è che tutto tiene in piedi, certo è la condivisione delle gioie e dispiaceri. Se potessi catturare tutti i bassi dei subwoofer e incanalarli verso il mare, creando grandi mareggiate, e così poi nell'estate, come tantissimi anni fa, si raccolgono le conchiglie. Roero Beach tra le vigne, Cinema Vecchio, oh oh, Cinema Vecchio, oh oh, Cinema Vecchio, oh oh. Cinema Vecchio, se dovessi raccontare l'anno che ho passato qua, certo odio anche profondo, ma l'amore in quantità. E sentirsi parte viva non è poi così scontato, è tutto il bene che mi è stato dato, quello no, non passerà. Cinema Vecchio, oh, 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 ah. Cinema Vecchio, oh, oh. Cinema Vecchio, oh, Cinema Vecchio, oh, Cinema Vecchio, oh, oh. Siamo nel 2022. I social li usi per promuovere la tua musica? Ti piacciono? I social li vorrei usare per promuovere la mia musica, ma mi rendo conto che sono abbastanza inetto, perché no? Non sono capace di utilizzarli al 100% come vedo fare dagli altri, quindi metto una foto, poi chi vuole capire capisca. So. Hai un progetto di fare dei videoclip? Quello okay. Sarebbe sì, quello è un aspetto che sarebbe molto divertente affrontare, che è l'aspetto comunque immagini legate poi appunto a realtà, quello che nasce, fai una canzone e poi magari pensi di fare un video. E tutta la parte creativa di pensarlo e magari anche di realizzarlo è una cosa che mi attrae, sì. Non ho ancora fatto niente però mi attrae questa cosa. Parlando di immagine, ritieni che su un palco l'immagine sia importante? Dai importanza anche all'immagine sul palco oppure è una cosa casuale? L'immagine è importante, ma come per le canzoni ci deve essere un equilibrio, cioè non deve sovrastare quello che fai. Attualmente ti fai seguire da un'etichetta discografica? No, attualmente no, mi muovo in maniera indipendente. Prima hai parlato di un disco, ci hai impiegato tanto a creare le canzoni? Creare le canzoni
ci ho impiegato tanto perché non era in progetto neanche di fare un disco, quindi ho cominciato a scrivere le prime canzoni, poi ne ho scritta un'altra ancora, e nel tempo, oggi questo è diventato un disco, però ci sono canzoni che magari ho scritto 3 anni fa, altre che ho scritto poco tempo fa, e chiude anche un cerchio e mette un punto a una cosa. E quando uscirà il disco? Il disco uscirà il 22 maggio 2022 in tutti gli store digitali. E allora, poi farò anche una, probabilmente anche delle copie fisiche, insomma, da regalare, qualcuno magari se la vuole acquistare, insomma. Ha già un titolo questo album? Il titolo si chiamerà, sarà omonimo, si chiamerà come me, Bifera. Bifera, che ha anche un significato come termine, un aggettivo, che identifica delle piante da fiori e da frutto, o da frutto, che fruttificano 2 volte l'anno, quindi questo dualismo del nome Bifer sarebbe, è stato così motivo di gioco per, quindi, l'album e anche un po' le canzoni, no? Che poi lasciano, insomma, fanno capire che chi le ha scritte è magari un certo tipo di persona, ma anche un'altra rispetto a cosa stai ascoltando. Nascondo dentro qualche gran segreto. Sono sicuro che il caffè è fatto alla moca. Lo bevi solo in buona compagnia. Sono sicuro che il rumore della moca sia solo un treno che passa e poi va via. Sono convinto, ma solo perché ho dei dubbi. 3 artisti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Per me? Per te. Ma allora, ma oggi o nel sempre, nell'era, anzi, della musica? Sempre. Ma allora, non so rispondere a questa domanda. Proprio lo stesso motivo che ti dicevo all'inizio, che non è che ho dei pilastri portanti. Posso dirti quelli che magari a me hanno ispirato un po' nel tempo, tipo per esempio Alessandro Mannarino è uno che ho ascoltato tanto, infatti il suo modo anche di cantare, cioè, pacato a volte, comunque dando peso alle parole, per me è importante, in alcuni brani si sente, secondo me. Però d'altro canto, adesso sto ascoltando Io sono un cane, che è un'altra cosa, è totalmente un'altra cosa, però in lui sto trovando delle cose che mi piacciono tanto, ma sono 2 generi totalmente diversi, ecco, quindi non saprei dirti, ecco, che assolutamente uno deve conoscere, una cosa personale. 3. Il terzo? Il terzo, per il suo atteggiamento e la sua irriverenza, che ascolto abbastanza assiduamente, specialmente nell'ultimo periodo, è Willy Peyote. Forse perché magari i suoi giochi di parole, comunque le sue rime, ecco, forse più per questo. Sì, il suo atteggiamento, quello che dice, ma anche proprio il fatto magari di scrittura, ecco. Che ascoltare musica rap è sempre stata una cosa che ho fatto, perché affascinato da come si possono mettere insieme alcune parole, alcuni incastri che puoi fare, quindi più una cosa legata al testo. Perfetto, molte grazie. Grazie, ciao, a ciao. Te. Grazie a te, ciao.